Adesso ci colleghiamo in diretta con il nostro Fabio Lussoso, perché abbiamo seguito più volte la vicenda Najadi. C'è anche un aspetto, la vicenda si sta risolvendo, ma c'è anche un aspetto che riguarda l'attività sportiva di molti atleti che si allenavano in quella struttura e che sono stati costretti anche ad interrompere proprio la loro stagione agonistica a causa della revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto della società coinvolta in questa vicenda. Allora a te Fabio, ci racconti anche un po', vedo accanto a te anche appunto che hai sentito oggi dei genitori di questi ragazzi, raccontaci un attimo questa situazione, Fabio. Sì, buon pomeriggio, prendiamo la linea qui dalle Najadi di Pescara perché dopo le vicissitudini legate proprio alla gestione della struttura sportiva, una delle più importanti a livello regionale per quanto riguarda il nuoto, si registra adesso la presa di posizione di alcuni genitori. Sono 130 i bambini iscritti alla società sportiva Sport Life che non hanno potuto proseguire la loro attività agonistica in quanto la Federazione Italiana Nuoto ha sospeso l'autorizzazione a questa società amministrata da Vincenzo Serraiocco, tra l'altro per morosità. Famiglie che pagano annualmente rette dai 580 ai 630 euro, le quali si sono viste dall'oggi al domani non poter far allenare i loro bambini perché gli spazi acqua sono stati inibiti. Ed allora si è cercata una soluzione tampone, dapprima a Chieti, ma anche qui hanno trovato grossissime difficoltà, e poi a Silvi Marina, dove l'accoglienza è stata, diciamo, più adeguata. Addirittura gli istruttori hanno messo a disposizione la loro attività gratuitamente per consentire a questi piccoli atleti di proseguire la loro passione, il loro sport, ma nonostante queste enormi le difficoltà, tant'è vero che non potranno gareggiare in competizioni regolarmente iscritti e salteranno probabilmente anche i campionati regionali del prossimo mese di giugno all'Aquila. Ma cerchiamo di capire cosa stanno vivendo questi genitori nelle parole di alcuni di loro, in particolare di Claudia Aurisicchio e Patrizia Franceschelli, che abbiamo ascoltato. Claudia, con l'amministratore delegato della Sport Life, con Serraiocco, avete mai avuto un modo di incontrarlo, di vederlo personalmente? Personalmente io non sono stata mai contattata da nessuno, eppure sono partita dalla mia email, mai, né io e né l'altra ragazza. Che cosa vorrebbe dirgli? Adesso la richiesta di soldi, che a cui ovviamente seguirà la lettera formale da un legale. Comunque i bambini continueranno a fare attività sportiva? Beh sì, l'abbiamo scelta come sport, è il loro sport sicuramente. Una vicenda che poteva essere gestita diversamente, si poteva evitare tutto questo? Io penso che i problemi delle Najadi siano conosciuti da diverso tempo, anche perché insomma ci sono stati anche dei segnali piuttosto chiari che sono iniziati a novembre, e loro hanno iniziato gli allenamenti diciamo verso la metà di settembre. E già prima, anche al primo incontro, mi ricordo, al momento dell'iscrizione, diversi genitori, probabilmente con anche molta più esperienza di me, già lamentavano la possibilità di disservizi e come l'impianto li avrebbe affrontati, ma noi abbiamo sempre ricevuto massime rassicurazioni in questo. Al nostro microfono Patrizia Franceschelli, una delle madri firmatarie di questo documento, che ha visto il proprio figlio di fronte alla delusione di non poter più partecipare alle gare agonistiche. Sì, mio figlio ha 6 anni, si era iscritto, si era tesserato alla fin con la Sport Life, la società di Serraiocco, di Vincenzo Serraiocco, e non ha più potuto partecipare alle gare. Tra l'altro gli allenamenti noi li stiamo continuando con gli istruttori che continuano ad allenare i nostri bambini gratis, perché non vengono pagati da gennaio. Ci stiamo recando a Silvi, la piscina di Silvi, ieri, per tornare a Pescara un'ora per il traffico, quindi con grossi disagi. Siamo arrabbiati soprattutto ovviamente con la Sport Life e con Vincenzo Serraiocco, che ci ha preso in giro, ci ha detto pure che avrebbe dato degli spazi acqua nella piscina di Chieti. Ci siamo recati a Chieti, i nostri bambini sono stati fatti uscire dopo soli 5 minuti, e quindi poi abbiamo salutato Serraiocco e abbiamo deciso di andare a Silvi. E la FIN forse doveva vigilare prima sull'accaduto, su quanto stava facendo la Sport Life, perché credo che non pagasse già da parecchio anche gli spazi acqua alle Najadi, perché noi già da prima del fallimento delle Najadi, questo è bene dirlo, già da prima del fallimento i nostri bambini non si sono potuti allenare, quindi non è stato causato tutto dal fallimento delle Najadi, bensì
dalla Sport Life, che non poteva più entrare nelle piscine delle Naiadi per far allenare i nostri bambini. Bene, fin qui i contributi, ringraziamo Fabio Lussoso, ovviamente torneremo ad occuparci di questa vicenda.